Ciao ragazzi, sono andato avanti, sono ormai prossimo all'inizio del campionato. Del resto andiamo alla partita, andiamo al calcio reale, no? E il mio campionato inizierà contro il Genoa, quindi non è il calendario regolare. Come vedete ho vinto tutte le amichevoli, per cui direi un'estate molto positiva, anche se, come ho detto già nel video precedente, Claudio Lotito mi ha praticamente bloccato tutto il mercato. Non sono riuscito a comprare praticamente nessuno. I miei obiettivi, Giroud, Boga, provato anche De Ron, Gossens, niente. Non, il budget della Lazio è veramente ridicolo e quindi non sono riuscito a comprare nessuno. Nonostante questo, le cose non sono andate malissimo. Ho battuto Borussia Dortmund 3-1, ho battuto Borussia Mönchengladbach e quindi direi che è stata un'estate tutto sommato positiva. Ecco le quote anche per il titolo capocannonieri della Serie A: c'è Cristiano Ronaldo favorito, poi c'è Quagliarella, Zapata, Milik, Ibrahimovic e Mertens, non c'è Ciro Immobile. Un po' sorpreso, che dire, vedremo se riusciamo a smentirli. Programma di allenamento lo lascio fare al mio secondo. Andiamo avanti, arriviamo fino a allora. Ecco il rapporto sui prestiti. Vabbè, che ci frega. Ah, Casassuolo ha segnato il suo primo gol della stagione contro Cosenza. Di Gennaro ha segnato il suo primo gol. Oh, hanno segnato tutti. Minala migliore in campo. Berisha è stato espulso. Bene, peggiore che Berisha. Il Sevilla ha acquistato Ugarte. Va bene. Oh, attenzione, zitto che vado a prendere Pablo Rosario. Ho bastito una trattativa. Ho partito da 5 milioni. PSV ne voleva 15. Sono arrivato a 10 milioni e sono riuscito a trovare un accordo. Il contratto mi sembra buono. Insomma, Pablo Rosario dovrebbe essere il mio vice Cataldi per avere un'alternativa come mediano di centrocampo, visto che ho venduto Leiva e ho fatto infuriare Senan Lulic per questo, e quindi mi serviva un altro giocatore. Ho fatto anche osservare Feray, che ha giocato 258 minuti in 4 partite. Mi ha colpito per il numero di passaggi. Che facciamo? Credo che sarebbe un buon acquisto e proviamoci. Allora, Valdifiori, beh no, a questo punto a 1.400.000 non mi interessa Valdifiori. Avevo provato a prenderlo a 300.000 euro, insomma, parliamo di un giocatore un po' in là con gli anni. Allora, le quote, come miglior giocatore della Serie A, vedi, c'è Milinkovic-Savic, è il quinto, c'è Ronaldo, Dybala, Bonucci, Koulibaly e finalmente Savic, e poi c'è Skriniar dell'Inter. Vabbè, giocatori, dovresti confermare i giocatori che vuoi rendere disponibili per l'amichevole di domani contro la Lazio. Facciamo anche l'amichevole. Javan Anderson è rientrato dall'infortunio, per fortuna è stato 12 giorni fuori. Certo che speriamo che gli infortuni non ci condizionano. Andiamo avanti. Cesaroni è diventato un professionista. Prima di iniziare il campionato ho alcuni rinnovi da discutere. Marco Parolo, io ho già fatto un'offerta. Sono tanti i giocatori qua che devono rinnovare il contratto. Allora, Lombardi, riserva d'emergenza. Vediamo se accetta. Chiede tanto Lombardi, però a me piace come giocatore, però vediamo se riusciamo a portarlo a 897. Vedi, ha accettato, bene. E poi ci sono tanti giocatori di primavera. Allora, Alia, assolutamente sì, è un giovane interessante. 2 anni, beh, proviamo
4, essendo giovane. Ok, gli è piaciuto, perfetto. Falbo anche. No, l'ho fatto trattare da tare, mannaggia la vacca. E vabbè, gli altri ne parliamo dopo. Allora, Serie A. Allora, questi qua sono i bonus. Beh, io direi così. Voglio vincere, andare più avanti possibile in Coppa e in campionato. L'obiettivo qua è cercare di fare meglio rispetto al campionato, rispetto a quanto ha fatto la Lazio in, in Europa League. Ho visto la Lazio Under 20 vincere contro Pagliarese, vabbè. Qua che mi dice? Difensore della Lazio si è dimostrato molto attento. Bene, Petrucci lo terremo in considerazione. Preliminari di Europa League. I giocatori. 8 suggerimenti. Ah, ok. Questo lo rendiamo disponibile. Baxemanos rende disponibile. No, Stragoscia no. George Silva. Tanto dubito che giochi. E basta per adesso. Gli altri vediamo se mi potrebbero essere utili. Quindi questa qua è l'analisi del Torino. Però non giocherò subito contro il Torino, no? C'ho prima il Genoa, fra 10 giorni. Allora ragazzi, sono riuscito ad acquistare Pablo Rosario, ma ho dovuto chiedere un incremento dei fondi d'acquisto. Questo non riesco a capire. Ho venduto Leiva a 14 milioni di euro, dovrei avere tanti soldi e invece no. Allora chiedo a Marco Parolo di dare il benvenuto al nuovo giocatore. Grazie Marco Parolo che l'accoglie bene. E quindi ho un nuovo giocatore per il campionato che dovrebbe darmi quelle soluzioni in più per la mediana, dove in realtà ho qualche lacuna numerica più che altra, perché come ho detto prima non sono riuscito a comprare quasi nessuno e quindi ho giocatori contati, perché mi mancano alcuni giocatori. Ah, il Liverpool su Milinkovic-Savic, eh? Liverpool è in procinto di imbastire un'offerta da 82 milioni di euro. Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo di mercato del Liverpool. Dove vede il futuro del giocatore? Non partirà sicuramente. Klopp dovrà guardare altrove. Speriamo bene. Speriamo che Lotito mi aiuti in questo. Allora, queste sono le mie dichiarazioni. Queste non l'ho già fatte? Allora, ha bisogno di giocare, allora rendiamolo disponibile. Guerrieri, Baxevanos, ho già detto di sì. George Silva, facciamo anche Raul. No, bene, Falbo firma un nuovo contratto, Alia firma un nuovo contratto, siamo messi bene. Oggi potrebbe essere convocata la conferenza stampa. Partecipiamo alla conferenza stampa di Rosario e andiamo. Secondo molti questo acquisto taglierà di brutto il vostro fondo per gli acquisti. Ho capito, ma però non penso di fare altri acquisti così onerosi. Non me lo fa fare comunque. Spendendo così tanto su un giocatore non c'è il rischio
maggiore che Rosario possa diventare un costoso flop? No, ma perché? Non ci penso, non penso ci sia un grande rischio. Che cifre importanti spese per i giocatori possano mettere loro addosso maggiore pressione? Non credo. Molti giornalisti ritengono che lei abbia speso troppo per Pablo Rosario. Hai capito? Abbiamo fatto un buon affare, dai. Mannaggia, che giornalisti cattivi. Ci siamo? No, questa è Coppa Italia. Ecco, l'offerta per George Tudor è stata rifiutata. Facciamo un'altra. E questo è un giovane interessante. Aggiornamento, siamo a 19.000, dai. Lombardi ha firmato. No, no, infatti, Valdifiori non convince, per cui lo scartiamo e andiamo avanti. Ah, è stata spostata Brescia-Lazio di Serie A. Perché? Vabbè, allenamento, mi fido. Ragazzi, un po' a sorpresa mi è arrivata questa richiesta da tre squadre per Javan Anderson. Il problema è che io lo valuto 2.400.000, questi mi danno 1.3, 1.3, 1.2. Io non posso accettare un'offerta così inferiori. Se vuoi mi dai i soldi che voglio. Anche se a me Anderson non è dispiaciuto per niente. Ragazzi, ci siamo, finalmente siamo vicini alla prima giornata di campionato. Avete visto, sono riuscito finalmente a acquistare un giocatore, Rosario, che mi servirà come mediano. Purtroppo c'è la tegola Javan Anderson che ha chiesto di andare via, ma l'offerta del Feyenoord è troppo bassa e a me mi serve, mi è piaciuto quest'estate il giocatore. E in più all'ultimo è arrivato questa nota, no? Liverpool che è pronto a fare un'offerta da 82 milioni per Sergej Milinkovic-Savic. Io ovviamente spero di tenermelo, anche perché viste le condizioni di Claudio Lotito difficilmente riuscirei a trovare un sostituto, soprattutto perché il campionato sta iniziando. Staremo a vedere, però il campionato ormai alle porte, mancano pochi giorni. Nel prossimo episodio la prima giornata di Serie A della Lazio gestita da me. Ciao, alla prossima!